Come vi ho anticipato, questa lezione speciale viene tenuta da Stefano Quintarelli. Ho già detto due parole già la volta scorsa per presentarlo, ma lo faccio molto volentieri. Stefano Quintarelli è considerato a ragione uno dei pionieri di fornitura di accesso internet in Italia. Hai cominciato? I primi collegamenti li ho fatti nell'85-86. Quindi non si chiamava Internet. La studente con avevate un gruppo, come si chiama? Miners, che è un Milano Network Researchers, una studente con la cronaca, cioè questa cosa il globo con il casco, mi ricordo questa cosa comunque. E dopodiché, dopo questo inizio, ha fatto moltissime altre cose che hanno spesso a che fare con l'innovazione e con l'imprenditoria. Come accennava Anna Masera, è stato anche per circa un anno, un anno e mezzo, solo 24 ore, occupandosi della strategia digitale. Tra l'altro, a questo proposito gli ricordo una cosa che volevo dire prima, e dopodiché invece dall'inizio della legislatura è parlamentare di Scelta Civica, occupandosi prevalentemente di temi digitali, appunto uno dei fondatori dell'intergruppo che trasversalmente tra diversi gruppi parlamentari si occupa di digitale in senso lato. Quindi lo ringrazio molto di essere venuto, non è di Torino, quindi a maggior ragione grazie molto di aver accettato l'invito e poi la parola. Grazie JC, c'è un microfono o parlo? Ah sì, scusa, il microfono. Se no, ecco. È sempre registrato, va sempre su YouTube. Quello che c'è in giù, noi lo registriamo. L'intergruppo è la vera figata delle cose che stanno succedendo in questa legislatura, nel senso che, beh, intanto ciao a tutti, mi siedo perché sono un po' malconcio. L'intergruppo è una delle cose, delle vere figate che stanno succedendo in questa legislatura, secondo me è una delle cose più positive. 60 parlamentari, grosso modo 45 dalla Camera, 15-16 al Senato, trasversali di tutti i partiti, a parte due, che intercettano le proposte di legge che girano nelle varie commissioni e come prima cosa cercano di evitare che vengano fatte cavolate e come seconda cosa cercano di fare in modo che vengano fatte cose giuste, ma già il fatto di evitare che vengano cavolate è un fatto significativo. Poi vabbè, l'intergruppo fa audizioni, incontri, riceve un sacco di proposte da chiunque, fa proposte di legge, ordini del giorno, scrive ai ministri, fa casino. L'ultima novità è che ieri, tu non lo sai, ma ieri al capo di informatica della Camera, Dorta, ha ricevuto due lettere da due presidenti di commissione che gli hanno chiesto di distribuire i documenti Pertanto bisogna capire che il Parlamento è una cosa dannatamente seria, no? Quindi si può far casino finché si vuole, poi quando arrivi al momento che devi votare e prenditi la responsabilità di votare e prendere una posizione, la formalità è fondamentale, perché se tu non hai distribuito la documentazione, non hai reso disponibile la documentazione parlamentare che aveva diritto, è grave, no? Cioè, se per caso qualcuno ostruisce la porta e non consente a un parlamentare di entrare nella sala della commissione mentre si vota, è gravissimo. Se un parlamentare morde un funzionario della Camera, è gravissimo, sono tutte cose che sono successe. Però è importante, la formalità è molto importante, molto di più che in una riunione di condominio, molto di più che in un consiglio di amministrazione. Però una delle cose è che tutta la documentazione deve essere distribuita, quindi tu entri in commissione e di quello di cui si parla oggi hai tutta la documentazione, perché uno ha il diritto di averla e quindi va fatta, perché uno ha il diritto. E poi su 30 persone che ci sono in commissione, solamente uno ne approfitti e gli altri 29 non la usino, però te la devi produrre per tutti. Allora, una delle cose che adesso abbiamo proposto, e due presidenti di commissione hanno scritto al direttore informatico della Camera, visto che ci sono gli access point in tutte le commissioni,
e c'è un access point, puoi fare un captive portal, così quando tutti i loghi vedi i documenti di sessione lì, quindi su un tablet senza complicazioni particolari. Oggi tutti i documenti sono disponibili in elettronico, ma sono tutti di tutte le commissioni, di tutta l'aula, quindi trovarli è un casino. Così invece rendi semplice il fatto di trovarli e si spera quindi che si possa diminuire un po' la quantità di carta, perché non è tanto la carta che viene stampata, è il processo che c'è dietro alla stampa della carta, le persone che devono stare lì per distribuirla, cioè è tutto quello che sta intorno, non è tanto la fotocopiatrice, ecco. Comunque questa roba qui, per dire, il gruppo di innovazione si occupa anche di cavolatine di questo genere, che però hanno un loro significato. No, la cosa che devo dire in merito a quello che diceva prima Anna è che quando tu vendi un prodotto su un tablet, sia esso Amazon, Reader, Kindle, eccetera, piuttosto che iOS, tablet o telefono, piuttosto che Android, tu mordi il 30% del prezzo. Intanto i punti prezzo li stabilisce il tablet della piattaforma, cioè Amazon, Apple o Google ti decidono quali sono i prezzi che puoi fare. Non puoi fare 1,49€, puoi fare 0,99€, 1,99€, 1,29€. 1,49 non c'è, poi magari c'è 1,49, tolgo 1,29 e tu puoi scegliere tra i tagli che loro mettono a disposizione. Prima cosa. Seconda cosa, loro attuano con sfumature diverse un controllo su quello che pubblichi. In particolare in tutta le banner Apple, che se tu hai delle foto di tette su un giornale, se se ne accorgono ti depubblicano, che le loro policy non ci possono essere. Cioè, sono un'autorità che si pone oltre l'autorità dello Stato, se tu sei libero di accettare oppure di andare da quella piattaforma. Ci sono delle linee guida molto... Qualcuno di voi programma per iOS? No. Vabbè, saprebbe che ci sono delle linee guida molto forti su quello che si può fare. Il bottone deve tornare sempre in un livello, il bottone back. Non puoi fare un torna al menu principale o torna indietro di due menu perché quel contesto è più sensato, perché loro non te lo passano. Tu presenti l'applicazione, loro la guardano e ti dicono no, e tu la ripresenti e dopo un mese e mezzo, cioè c'è una burocrazia forte anche quello. La cosa peggiore è che si tengono il 30% del prezzo di vendita. E l'altra cosa negativa è che l'IVA vale l'IVA lussemburghese, perché vengono vendute tutte queste robe dal Lussemburgo. Per cui tu paghi il 15% di IVA lussemburghese. Quindi, fatto 100 il prezzo che l'utente paga, 15 sono di IVA che se ne vanno in Lussemburgo. Di quello che resta, il 30% va a Apple o a Amazon o a Google. Per cui alla fine all'editore resta grosso modo il 60% di quello che l'utente paga. Per cui alla fine su certi prodotti editoriali è molto più conveniente distribuirlo in cartaceo. Se hai poche rese, tipo i libri scolastici sono estremamente efficienti come filiera, perché si sa quanti bambini entreranno in prima elementare l'anno prossimo, cioè si sa che sono là, sì, qualche strido c'è, però è estremamente efficiente la filiera, oltretutto una filiera tutta italiana che paga i tassi in Italia. Se tu invece passi a libri venduti su queste piattaforme devi lasciare giù il pizzo. Io lo chiamo pizzo perché è illegale. Il problema è che nessuno si vuole mettere a contrastarli. È illegale dal punto di vista antitrust, cioè dal punto di vista della normativa sulla concorrenza. Il problema è che nessuno si mette a contrastarli, perché se io facessi causa ad Apple per abuso di posizione dominante, perché mi costringe a questa, una delle condizioni che loro pongono è che non ci può essere un prezzo inferiore al di fuori dello store. Questo vuol dire che se io vendo un libro a 8,99 sullo store, io che faccio quel libro non sono autorizzato a venderlo sul mio sito a 7,99 per invogliare gli utenti a comprarlo dal mio sito invece che dall'Apple Store. Il prezzo al cliente finale deve essere lo stesso. Questa clausola si chiama in gergo una clausola di Most Favored Nation, nazione più favorita, cioè la piattaforma deve avere le condizioni migliori che ci sono.
tu puoi fare il prezzo che vuoi, però lo devi replicare. Il problema è che poi tutti comprano da lì e che Apple si porta lì al 30%. Allora questa clausola è illegale, ma io come sono le 24 ore ci ho provato a dire facciamo causa ad Apple. Dimmi. Però la tanta molta di visibilità, la storia di Apple, la storia di Android. Ma tu pensi che il sole 24 ore venderebbe una copia in meno se invece di comprare... Però la vetrina ce l'ha, nel senso che la vetrina di Apple ha una statistica, comunque una classifica, e se uno finisce nella top delle più scaricate comunque rimane... Stai pensando alle applicazioni, ma tu pensi che l'Economist, tu pensi che l'Economist venderebbe, o il New York Times vende una copia in più per il fatto di essere sullo store? Chi vuole quella... ci sono delle cose che sono casuali dove tu capiti e allora scoprire il nuovo gioco, fai, c'è un servizio. Ma chi viene a comprare sole 24 ore, cioè tutti i commercialisti italiani, 170.000 abbonamenti digitali venduti ad oggi sulla mia piattaforma, non è che, cioè, che ci sia sull'Apple Store o meno, non gliene frega niente. Il problema è che deve esserci, quando c'è è molto più comodo fare così, perché loro hanno il one click. E allora uno dice, vabbè, ma allora mi metto un negozio alternativo sulla piattaforma, mi faccio io un negozio mio, ed Apple non te lo consente. L'unico negozio che può essere, che usa la normativa copyright, no, per le normative sul copyright, per impedirti di fare store alternative. Ora questo è un abuso, e il problema è che quando tu vuoi andare a fare causa, tutti hanno paura, perché hanno paura di ritorsioni, perché tu gli fai causa e loro poi cominciano a dirti, sai una cosa, l'entrata, la roba sull'entrata in vigore dell'IVA quest'anno, ti faccio pubblicare l'applicazione e i contenuti 3 mesi dopo, tu sei fuori mercato. Cioè loro hanno potere di vita e di morte, quindi nessuno gli fa causa, anche a livello di associazioni è molto difficile fargli causa. Le cose hanno cominciato a muoversi, quando una associazione di editori californiana ha fatto una causa a Apple contro questa clausola di Most Favored Nation. Cioè tu devi essere libero di poter fare il prezzo che vuoi dove vuoi, fin dei conti è la tua offerta che stai facendo. Vuoi finire all'interno del catalogo di Apple perché ti dà valore? Fai, paghi il 30% in più. Se è sensato, ok, ma non deve essere un'imposizione. Io devo poterlo fare anche da un'altra parte se ritengo che invece non sia sensato. E visto che nella maggior parte dei casi non è sensato solo, ma anche, cioè, chi di voi scopre le applicazioni perché le trova sullo store e chi di voi invece le scopre perché le trova su TechCrunch? Cioè i meccanismi di discovery sono tanti, loro ti impongono di pagare a loro un pizzo per questa roba qua. Però non è che vorrei parlare tanto male di queste cose, però c'è un tema, voi avete parlato di neutralità della rete, no? Voi avete parlato di neutralità della rete e il fatto che l'operatore di rete possa determinare vincitori e vinti e chi ha accesso o meno. Non bisogna fermarsi lì, cioè non si può fermarsi lì, bisogna parlare anche di neutralità delle piattaforme distributive. Ora, se voi andate a leggere il codice delle comunicazioni, che è la legge fatta da Gasparri, che disciplina tutto il settore delle telecomunicazioni in Italia, c'è un pezzo che riguarda le televisioni. E nella televisione la cosa è la stessa, perché immaginatevi che gli diano un set-top box dove si possono vedere solamente quei canali. Una volta che uno ha comprato quel set-top box lì, è chi detiene il set-top box che decide il diritto di vita o di morte su che cosa puoi vedere. Ok? Allora ci sono delle regole su questo. Sky deve includerti, deve includere il fornitore al costo, un cost plus, il costo più un margine ragionevole, non può chiedere il 30%. Nel digitale terrestre si va oltre, nel codice delle comunicazioni c'è scritto che tu devi poter infilare, perché stiamo parlando del pagamento, devi poter infilare qualunque scheda di qualunque fornitore all'interno del set-top box e decidere se paghi Mediaset Premium o cosa c'è, non più porn, qualcosa del genere, no? Però poi devi poter scegliere l'editore che vuoi e pagarlo, e quindi l'interfaccia di pagamento è standardizzata, l'interfaccia dell'EPG è standardizzata, la lista dei canali e l'ordine dei canali, perché poi il primo canale becca di più, il 347esimo becca di meno, è standardizzato per evitare che ci siano abusi su chi controlla la piattaforma. Questa roba è stata pensata e messa nel codice delle comunicazioni per le televisioni, e questo non sorprende visto che nei colleghi parlamentari, allora in Parlamento su 1000 parlamentari ci sono 2 informatici, io e un altro,
In compenso ci sono qualcosa tipo 700 avvocati. Ma va bene, se ci fosse anche qualche avvocato esperto di tecnologia sarebbe ancora meglio. Però la cosa della televisione è una roba della quale i colleghi capiscono e capiscono l'importanza di questa roba. Sulle nuove tecnologie non capisco, io sto facendo una battaglia per chiamarlo nuove tecnologie, perché sono 20 anni che c'è internet per tutti, ormai evitiamo di chiamarle nuove, sono le tecnologie attuali. Okay. Va bene, fatto questo lungo pispolotto iniziale, quindi bene la neutralità delle rete. Dici la massima? No, però la togli. Fatto questo pispolotto iniziale, quante ore parliamo? Un'oretta e mezza? Com'è? Non ci serve, ci sei tanto. Così questa sera? No, va bene. Grazie. Non si sa mai. Fatto questo pispolotto iniziale, quante ore parliamo? Un'oretta e mezza? Finiamo a 7:30? No, finiamo alle 7. Finiamo a 7, 1, ok. Allora andiamo via veloce, tanto voi siete alla fine. Che cos'è esponenziale lineare? Lo sapete, giusto? Sì. Ecco, la fregatura dell'esponenziale del lineare è che le persone pensano in modo lineare e ricordano in modo lineare sulla base... la legge di Murphy è rigorosa. Se qualcosa può andare male, lo farà. È rigorosa, perché rispetto al pregresso che noi ci ricordiamo solo le cose che sono andate male. Allora tu fai una proiezione sulle cose che sono andate male, evidentemente la cosa andrà male. Uno non si ricorda tutte le volte che ha evitato di morire in macchina, si ricorda solo le volte che ha rischiato di morire in macchina. Non si ricorda tutte le volte che ha fatto un gradino bene, si ricorda perché è perfetto. Allora il problema dell'uomo è che ha dei ricordi biased, cioè che hanno del bias, hanno dell'umore dentro, no? Perché semplicemente hai dei dati che sono incompleti, perché non applichi il metodo scientifico sempre. E in più tende a ragionare in termini lineari, perché i fenomeni normali si evolvono nella percezione della persona, si evolvono con l'attenzione. Invece nell'esponenziale è un bel casino. Cioè l'idea che la maggioranza delle persone che sono passate sulla Terra sia viva adesso è un'idea che è controintuitiva, perché non è che ne possiamo avere esperienza diretta, però è così. È chiaro che questo da qui diciamo tutta una serie di cose. Vabbè, questo qui era per spiegare ai politici cosa vuol dire esponenziale. Ad ogni giro vuol dire più di prima. Vabbè, poi, queste qui sono... loro hanno letto, ho sentito parlare di Kurzweil, The Similarities. Non nel nostro corso. Ok, c'è un libro che se non avete niente da fare quest'estate, potete leggere, che si chiama The Similarities Near, mi sembra il titolo. Comunque l'autore è Ray Kurzweil, che è un signore che dice che lui guarda tutti i trend esponenziali ed è bravo a fare previsioni su trend esponenziali. Kurzweil è stato il primo a fare un sintetizzatore musicale, ha sempre fatto aziende di grande successo, è consulente strategico di vari governi, insomma, personaggio tosto. E lui sostanzialmente dice che entro un tot di anni ci sarà la singolarità, no? La singolarità vuol dire il momento in cui l'uomo e la macchina in qualche modo si complementano e si compenetrano. Questi grafici sono presi dal suo libro. Questi qui sono bits per dollar, no, quindi è esponenziale, continua a crescere. Quanto costa? E questo qui ha delle implicazioni, però è bene che ci ricordiamo questa cosa. Poi, la quantità di bit shipped, inviati, cioè la quantità di memoria distribuita nel mondo, anche questa continua a crescere in modo esponenziale. E è chiaro che se la scala è logaritmica e la linea è retta, è una crescita esponenziale. No? Che anno siete voi? Primo, vabbè, è chiaro, spero. Sì. Poi il traffico su internet, stesso discorso, esponenziale. E cresce del 40% all'anno il traffico di internet, stabilmente cresce del 40% all'anno. Il prezzo del transistor, anche questo, decresce in modo esponenziale. È chiaro che poi, cioè, vedete, ogni tanto ci sono dei picchetti qua, no? Perché cambia la tecnologia. Cioè tutte le tecnologie fanno la liguria adesso, no? Per cui producono molto effetto,
poi si stabilizza e poi entra una nuova tecnologia, no? E quindi si passa da nanometri a sempre meno, sempre circuiti sempre più piccoli, e ogni volta si fa un passo avanti. Per cui in realtà non è la stessa tecnologia, sono tanti, è il frutto dell'inviluppo di tante tecnologie che danno queste tendenze qua. E questo è importante capirlo. Ci sono diverse cose che bisogna tenere sott'occhio, perché il futuro è predicibile. Il futuro si può predire quello che accadrà in termini di tecnologie, quello che può accadere, poi che il mercato lo adotti o meno, è un altro discorso, la disponibilità, però che il fatto che si possa fare un dispositivo che registra tutta la vita di una persona, no, in alta definizione, e che fa lo speech recognition di tutto, e che ti fa il motore di ricerca full text, e che te lo porti in tasca, e che costa meno di $400, si può dire quando questa tecnologia ci sarà, cioè per 2 anni, si può dire. Poi che il mercato la voglia è un altro discorso, perché magari la gente si ribella, intervengono delle leggi che ti pongono dei vincoli, però in termini di possibilità tecnologiche, beh, sono predicibili. Sono predicibili. E le cose da tenere sott'occhio sono memoria, CPU, batterie e interfaccia uomo-macchina. Queste sono le cose da guardare, ma in sostanza le cose principali sono le batterie. Le batterie hanno un tasso di funzionamento. Il profilo d'uso delle batterie viene modificato molto dai display, perché i display a luce riflessa consumano molto meno dei display a luce emessa. Cioè, se qualcuno non ha chiaro, mi alzi la mano, io devo andare via veloce perché ce n'è solo un'ora e voglio lasciare un po' di spazio per le domande. No, però è chiaro, il display a luce riflessa, ovvero la luce del sole, il Kindle, rispetto al display a luce emessa che devono buttare fuori radiazioni e quindi il tablet. Quindi lì c'è, quella è, di tutta la tecnologia, quella è la parte più difficile. Quella è la parte più difficile. Poi CPU e memoria, vabbè, quello sta andando in direzione. Quantità di memoria, costo della memoria, costo della CPU. I thread sono gli stessi. Il problema. Uno degli effetti dello sviluppo di questa crescita esponenziale dei dispositivi digitali, ovvero della loro riduzione di costo esponenziale, è il fatto che tendono ad essere dovunque e diventa sempre più economico farci qualunque cosa. Anna prima diceva che i tablet sono ancora costosi, no? E certo, se pensi all'iOS e all'iPad, io vi faccio una previsione che tra 2 anni trovate i tablet all'interno dei fustini del Nixan, forse anche prima di 2 anni, proprio per la natura esponenziale. Perché lei fa una previsione lineare, guardando al passato, però in realtà andate a vedere oggi all'ingrosso cosa costa su Alibaba o su Taobao, andate a vedere cosa costano e troverete delle sorprese. E quella roba lì arriva sul mercato dentro 1 o 2. Allora, cosa succede quando io comincio a trattare l'informazione in modo digitale e la stacco dal supporto della prima, che ottengo degli effetti perversi, perché cambio industrie. Avete beccato qual è l'unico giusto? L'effetto che ottiene è che cambia il significato delle parole. Che cos'è un disco? Chi è che mi dice cos'è un disco? Cos'è la televisione? Chi mi sa dire cos'è la televisione? È uno che si azzarda a dire cos'è la televisione. Allora, la televisione, se chiedete a mia suocera cos'è la televisione, per lei è molto chiara, è molto chiaro. La televisione è una scatola che sta in salotto, attaccata a un filo dell'antenna, dall'altra parte c'è un'altra antenna che trasmette, ci sono gli studio, e quella è la televisione. Ma cos'è la televisione per voi? Che differenza c'è tra la televisione e YouTube? Cioè, che cos'è la televisione? Esistono. E qui la legge è già arrivata, perché c'è una direttiva europea che si chiama Audiovisual Media Services Directive, che non parla più di televisione, parla di servizi media audiovisivi, che possono essere lineari o non lineari.
La vecchia quote unquote televisione è un servizio media audiovisivo lineare. YouTube è un servizio media audiovisivo non lineare, cioè on demand, esattamente come Mediaset Premium Live, non so come si chiami, Sky, cacchio ne so, il nome del servizio commerciale. Grazie. Sky Go. Ecco, allora, questa roba ci mette un po' in crisi. Cos'è un giornale? Cos'è un libro? Ma il giornale, se voi parlate con il direttore di qualunque giornale, il giornale sono le copie vendute in edicola, che è l'unica roba che conta. Le copie del giornale vendute in edicola. Se parlate con un politico, l'unica roba che conta sono le citazioni sui giornali, dove i giornali sono quella roba venduta in edicola, e che però legge una parte sempre più ridotta della popolazione. Chi di voi legge un giornale? Gliel'hai chiesto, Anna? Non chi di voi legge compra giornali? No, ma non vergognatevi, dai. Ho chiesto chi li guarda su Twitter, basta. E tutti. Quando io sono alle 24 ore, questo è un aneddoto, appena sono arrivato, ho attaccato un cartello sulla porta, giusto per far capire il mood. Gli ho detto che per il direttore l'unica cosa che conta è il giornale venduto in edicola. Perché di nuovo ragiona in termini lineari, sul passato che è sempre stato così. Io ho attaccato sulla porta un cartello, tu te lo ricordi? Che era una risposta a una domanda fatta ad un sondaggio in Corea o in Giappone, comunque era un paese orientale, sul consumo di news da parte dei giovani. E un ragazzo aveva risposto: 140 characters of news is all I need. E io l'ho attaccato sulla porta giusto per farmi qualche amico. È stato molto divertente. Comunque il giornale, se ci pensate, è una roba che esce tutti i giorni. Il giornale non c'è più. Cos'è un giornale? E c'è l'informazione, l'opinione. Cos'è un libro? Il libro non c'è più. Cos'è la televisione? La televisione non c'è più. Cioè, tante categorie sono state ridefinite. E questo perché? E perché la tecnologia stacca l'informazione dal supporto, quando stacca l'informazione dal supporto succedono cose interessanti. E abbiamo deciso se usare solo questa slide o se c'è dentro anche gli accidenti oggi. Perché questa è la slide importante. Qualcuno di voi gioca a carte? Tu. E le carte, per carte giocate? Dipende, in generale, che carte intende carte da gioco, non quelle carte, gioca a poker, che gioco sì, gioca? No, c'è di tutto io per dire. E giochi online o giochi? Ho giocato online, però no, perché ho giocato online. Hai giocato online, sì. Però giochi anche fisicamente. Sì, meglio giocare. Scusa? Meglio giocare fisicamente. Meglio giocare fisicamente. Beh, online non vede parte diverso, è più... diverso. Ecco, questa è una cosa importantissima, quella che hai detto. Adesso vi spiego perché. Allora, io sono un avidissimo giocatore di Scarabeo e di 3-7. Lo confesso. Io appena ho un secondo libro, gioco a Scarabeo a 3-7. Angry Words, se volete cercatemi, vi sfido. A me non interessa la tesserina di plastica, non mi interessa la carta per giocare a 3-7 plastificata mondiale. Mi interessa il significato che questa roba ha. Il significato è una cosa che è immateriale, che è slegata, cioè che era legata al supporto fisico per forza, ma adesso non lo è più. No? E questa cosa cioè il fatto di dire toglio il significato dal suo supporto mi cambia completamente le regole del gioco. Perché per vendere lo scarabeo, e io dovevo avere la fabbrica, fare lo scarabeo, portarlo in giro ai distributori che lo dovevano portare ai negozi, che lo dovevano vendere, e ci potevo giocare solamente con la persona che mi stava di fianco. E cambia completamente le cose, perché vedete, nel mondo materiale poi guai a parlare di virtuale. Io dico sempre, quando litigo con i miei colleghi, che gli dico che non si dice nuove tecnologie,
e che non vi dico che non si dice virtuale, dico i soldi che tu hai sul conto corrente non sono virtuali, sono molto reali, non sono in potenza, solo che sono immateriali, che è una roba diversa. Cominciamo a usare bene le parole. Comunque, nel mondo materiale, produrre le cose costa. Costa tanto, riprodurle costa. Cioè, una volta che io ho fatto lo stampo per fare lo scarabeo, una volta che io ho fatto gli impianti per fare le carte della Modiano, farne delle copie aggiuntive costa, ho dei costi variabili significativi. Ricordami dei costi variabili nell'editoria, per piacere. Ho dei costi variabili significativi. Poi, archiviarli, immagazzinarli, costa. Vedete, ci sono palazzi con chilometri di scaffali, di faldoni di carta, no? Di cui noi dobbiamo pagare i sistemi antincendio, i collaudi, la sorveglianza, eccetera, per mantenere chilometri di carte, di scaffali di carte. Archiviare costa, immagazzinare, trasferire costa. Cioè, prendere lo scarabeo dalla Cina e portarlo in Italia a Moncalieri costa e richiede tempo. Quando vedi prendere questa roba, ci deve essere una persona che li prende, cioè al di là di cose altamente standardizzate, altamente ripetitive, con valore unitario molto alto, come ci puoi mettere un robot, diversamente c'è le persone. E le persone hanno questo difetto di voler lavorare poco, cioè di voler andare a casa a dormire e non lavorare sabato e la domenica, no? Che è un gravissimo difetto. Ecco. E questo, fermiamoci qua per adesso. Dall'altro lato, una volta che tu fai lo scarabeo come applicazione, cioè adesso, non so se in qualche modo vi ho già fatto intuire, ma cambia tutte le regole di un gioco. E chi, è come se noi avessimo tutti i produttori di carte, di scarabeo, di giornali, eccetera, e infiliamo tutto in un imbuto che si chiama Apple, Amazon, Google. Ok, tutto il nostro sistema infiliamo lì, e sono loro che decidono che cosa passa. Chiaro che qualcosa bisogna fare. Quando manca la dimensione materiale, le regole sono completamente diverse, perché fare l'app dello scarabeo, beh, chiunque di voi può farla e non ha bisogno di comprare la plastica, avere la fusione, tutta l'industria che occorre, no? Per fare questa roba. Quindi produrre costa, ma produrre costa un po' meno. Poi riprodurre non costa, cioè a costi variabili che sono nulli. Fare un'altra copia a costi variabili nulli. Archiviare non costa, sono 4 bit. Ricordate prima le cose, no? Cioè, perché non costa? Perché la CPU non costa, perché la memoria non costa, e perché la capacità di elaborazione è sempre più alta, quindi sono sempre di più le cose che si possono fare così. Trasferire non richiede tempo. No, vi dicevo, a scarabeo giochi con quello che c'è di fronte. A scarabeo, applicazione, giochi con l'intero argentino che sta a Rosario. Perché poi, e per manipolare, vabbè. Quindi trasferire non costa, non richiede tempo, e manipolare lo fanno i computer. Cioè non è che devi andare lì a gestire la distribuzione dello scarabeo fisico, devi avere frotte di persone. A gestire la distribuzione dello scarabeo immateriale, cioè devi avere un server. Che il web server lavora 24 ore al giorno, 24 su 24, 365 giorni all'anno, 366 di gestire, quindi non è un lavativo, no? Un metro umano. Allora ci sono tutta una serie di prodotti, perché altri pomodori immateriali non funzionano, però c'è tutta una serie, una parte rilevantissima dell'economia. In realtà quando dico i pomodori, perché c'è anche una parte rilevante che è la compravendita dei pomodori, cioè attaccato al prodotto, il prodotto è la parte meno rilevante, no? I costi di marketing, commercializzazione e assistenza sono la parte più rilevante dei costi, e tutta quella roba lì che prima facevi magari andare ai mercati generali, poi a un certo punto, cioè è chiaro, le navi di grano
il grano che nasceva in Argentina viene portato in Europa e lungo il percorso la nave, grazie alle telecomunicazioni, cambia proprietario 284 volte, ogni volta aggiungendo un dollaro di costo in più. E questa roba la potevano fare solo le mega aziende, adesso invece questa roba è la portata di tutti, e ciascuno può avere il suo pezzettino di nave. Ok, sono due robe completamente diverse. Poi i beni fisici, e qui ci addentriamo nelle cose che sono care al centro-destra, i beni fisici sono rivali ed escludibili. Avete mai sentito queste parole? Sì, nascosto di più. Passo il prodotto. Tu non sei stato un maledetto. No, vabbè, vale la pena che... rivali ed escludibili è tutto il sistema giuridico. Nasce sul fatto che i beni fisici sono rivali ed escludibili. Cioè, da quando l'uomo è diventato stanziale con l'agricoltura, valgono queste cose qua. Sono 10.000 anni. Queste cose qui valgono da quando c'è la DSL. 13 anni. 10.000 anni, 13 anni. Cioè, siamo dei neofiti in questa trasformazione, che è molto veloce e naturalmente causa disagio. Naturalmente i beni immateriali non sono né rivali né escludibili. E questo vuol dire che tutto il nostro concetto di sistema di enforcement e quindi di sistema giudiziario e tutto il sistema della proprietà privata, perché nel momento in cui io coltivo i pomodori e li metto il grano, lo metto in un magazzino che ho bisogno di avere le guardie, allora e devo dire questo è mio, no, quello è tuo, perché è il frutto del mio lavoro, eccetera. E tutto dipende da questo. Qui manca, viene a mancare l'oggetto sul possibile enforcement. E allora il libro non è più un libro. Questa roba vi è stata raccontata. L'inizio di questo discorso. Il libro non è un bene. Cioè non c'è un passaggio di proprietà. Perché il file è duplicabile uguale a se stesso, a costo zero, infinite volte. Per queste ragioni qui, perché le CPU costano poco, perché i cose costano poco, perché c'è la banda e la puoi trasmettere. Allora che cos'è un libro? Un libro diventa una licenza d'uso. La licenza d'uso è un contratto tra le parti. La proprietà non è altro che una forma estremamente estesa di licenza d'uso, se ci pensate, in cui tu hai tutti i diritti. Tu l'hai comprato e hai tutti i diritti. Adesso invece io ti do solo alcuni diritti, una parte me li tengo io. Mi accade una cosa divertentissima, però adesso non vuole neanche troppo. Cazzo, è troppo tardi. I ritorni nel mondo materiale sono decrescenti, i ritorni nel mondo, nella dimensione immateriale, sono tipicamente crescenti. E in più dipendono dal percorso, path dependence. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando coltiviamo la vigna, prima andiamo a coltivare il terreno più fertile, non siamo così cretini da andare a coltivare la vigna in Liguria, cioè prima la piantiamo una padana, quando finiamo la piantiamo la padana andiamo in Liguria. Vuol dire che per avere un'unità di prodotto in più devi investire un po' di più di quanto avevi investito di unità di input, cioè devi lavorare un po' di più per ottenere un'unità di prodotto. Una volta che io ho un utente, se io devo convincere, io faccio il quinta word e convinco te a usarlo, per convincerti mi costa una fatica immane. Quando 1 miliardo di utenti usano quinta word, il costo per raggiungere il miliardesimo è uno, è nullo, anzi è negativo, cioè lui che mi crede di poter, perché? Perché c'è un effetto rete, no? E quindi ritorni, mentre qui acquisire un'unità di output mi costa più di un'unità di input, cioè mi costa sempre di più perché uso la terra normale, perché devo andare più in fondo a cercare il petrolio, perché ho bisogno di bruciare, cioè per tutte queste cose, di qui aggiungere nuovi utenti mi costa sempre meno una volta che ho raggiunto il tipping point, come dice Malcolm Gladwell, tipping point, altra lettura estiva. Questa roba qui è stata studiata intorno al 1800, dopo 10.000 anni siamo arrivati a capire questa cosa qua. Il fatto dei ritorni crescenti
e della dipendenza del percorso nell'economia è stato fatto da un signore che si chiama Brian Arthur nel 1994. Questo per dirvi che abbiamo decine di migliaia di anni su cui si è costruita la società e secoli di storia economica che capisce bene sta roba, e abbiamo pochi anni di questo mondo qui, che è un mondo completamente diverso e che di fatto sostituisce i pezzi dell'economia e quindi modifica la società. Ci sono domande? Beh. Effetti macro. Questo è l'effetto Scarabeo che vi dicevo prima. Produco lo Scarabeo, cioè i distributori locali di Scarabeo, o l'effetto Giornali. Ciò la stampa, LDIS, non so chi sia il distributore della stampa, e le edicole. E questa è la stampa su tablet. Questo ha degli effetti sull'urbanistica, perché vuol dire che tutta una rete distributiva sparisce, tende a sparire, e vuol dire che lì tendono ad esserci meno posti di lavoro e si tendono a polarizzare in essere verso il centro. Quindi c'è, cioè, tu prima avevi fatto un'osservazione e avevi detto non ci vogliamo affacciare, no? E questa è una conseguenza. Ci sono delle cose sulle quali noi abbiamo bisogno. Allora, tutte le attività che sono fortemente standardizzate, dove non abbiamo bisogno di guardarci nelle palle degli occhi, possono essere distribuite e lo saranno. Quindi il call center finisce nei posti più sperduti del mondo, perché comunicare non richiede tempo e non costa, è un costo marginale nullo, e quindi naturalmente prende beneficio di dover ridurre i costi di produzione. Viceversa, tutte le attività che richiedono, che non sono standardizzate, tendono a concentrarsi, e quindi tutti quelli che fanno software vanno a San Francisco, tutti quelli che fanno ricerca biochimica vanno dall'altra parte. Perché salta questo? E salta questo proprio per questa ragione qua. Perché trasferire non costa, trasferire non richiede tempo. Perché? Perché il materiale segue delle regole di base che sono diverse dal mondo fisico. Io sono cresciuto in Sud America e c'era l'Alitalia che stampava i biglietti punzonati a Roma e li portava all'ufficio dell'Alitalia che stava a Bogotà, che li distribuiva per agenzie viaggio locali. A Milano c'era Via Larga, che era la via delle compagnie aeree, dove c'erano tutte le compagnie aeree del mondo che arrivavano, che avevano affari con l'Italia, c'erano tutti gli uffici, sono spariti tutti perché non servono più, perché una volta che stacchi l'informazione dal supporto, tutta la rete distributiva non ti serve. E su questo ci torniamo. Fatemi fare un attimo salto indietro, perché qua c'è un'altra cosa che devo dire. C'è un altro parametro che il mondo fisico è disconnesso, cioè che i prodotti fisici, i beni fisici sono disconnessi, i materiali sono connessi. Una dei drammi dell'editoria è il calo del costo della pubblicità. Allora, se io sono l'editore e devo stampare tot copie di giornale, mi costa una certa cifra. Se devo ripagarmi la metà con la pubblicità, cifra diviso 2, diviso numero di pagine, diviso numero di inserzioni, costo dell'inserzione a modulo, no? Quindi sono io che ho i costi che decido quanto costa. Ma cosa succede quando i costi variabili sono nulli? Questo accade perché io editore ho costi variabili non nulli, ma quando io ho costi variabili nulli, cosa accade? Non avendo costi variabili, quanti utenti ho in più, meglio è. E qual è il prezzo migliore che l'utente è disposto a pagare? Quello che è disposto lui a pagare. E quindi il prezzo non lo faccio più io editore. Io mi posso permettere di fare un'asta e che siano i clienti a decidere quanto costa. Quindi non è più l'offerta che fa il prezzo, ma è la domanda. E questa roba è drammatica, perché la domanda ha alternative. E le alternative sono, cioè alla fine che cos'è che fa
l'editore. L'editore monetizza l'attenzione del cliente, cioè prende un cliente, becca la sua attenzione e ci tira fuori del grano da quello. O sotto forma di costo della copia venduta in edicola o comprata in altro modo, oppure sotto la forma di pubblicità. Però questo fa monetizzare l'attenzione del cliente. Ma non è l'unico a monetizzare l'attenzione del cliente, anche Facebook monetizza l'attenzione del cliente. Cioè il vostro tempo o lo passate, alla fine la risorsa scarsa è l'attenzione della persona. Perché o il vostro tempo lo passate su Facebook, su Twitter, o il vostro tempo lo passate a leggere la Gazzetta dello Sport. Tutte e due insieme non ci stanno. Quindi Twitter è un concorrente della stampa. Facebook è un concorrente della stampa, perché compete sull'attenzione del cliente. E Facebook ha dei costi di piattaforma sparsi su tutto il mondo e non ha costi di produzione di contenuti. La stampa ha costi di piattaforma sparsi solo in Italia, prevalentemente nel nord-ovest, e oltre ai costi di piattaforma c'è anche i costi di contenuti. È chiaro che Facebook si permette di dire dammi quello che vuoi, che budget vuoi farmi, vuoi spendere le inserzioni e metterti in competizione con gli altri clienti, e quindi la spesa dell'investimento pubblicitario sarà parametrato ai ricavi e al margine che l'azienda cliente riesce a fare attraverso quella roba lì. Quindi chi riesce a fare margini più alti sarà disposto a pagare di più, e quindi rimane all'asta per alzare i prezzi. Quindi prendere un cliente del poker online costa una fucilata, prendere un cliente di serramenti costa molto poco, perché i margini sul poker online sono altissimi, i margini sui serramenti sono molto più bassi, e quindi c'è meno competizione. Però questa cosa qui è drammatica perché vuol dire che il pallino del prezzo della pubblicità passa dall'offerta alla domanda e non è più legata ai costi di produzione, ma è legata ai margini del cliente. Perché? Perché hai un costo di distribuzione nullo e hai costi variabili nulli. Ok, ops, mi sono andato indietro, non so che avanti, un po' di pazienza. Quindi dicevo, il tema della distribuzione, e questo è uno. Il tema della velocità. Nel momento in cui tu hai i pomodori, la rete viola sono i pomodori, tu puoi fare tutte le transazioni, comprare il grano dall'Argentina 1000 volte, poi alla fine il grano lo devi consegnare, il pomodori lo devi consegnare. E quella roba lì, i tempi che c'ha, cioè accedere il percorso ma non più di tanto. Nel momento in cui tu fai le carte del gioco mondiano digitale o lo scarabeo digitale, e non hai tempo. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che appena io raggiungo la massa critica e parte questo, supero questo tipping point, io acquisisco una posizione per cui è difficilissimo scalzarmi. Cioè perché WhatsApp è stata comprata a 16-19 miliardi adesso secondo me? E perché? Perché ormai non la scalza più nessuno. È estremamente difficile che venga scalzata, è estremamente improbabile. E allora da questo viene fuori che appena hai un'applicazione che va abbastanza bene, buttaci dentro tutti i soldi possibili in marketing. E questo vuol dire che l'idea conta tanto così, e il marketing conta tanto così. E questo vuol dire che se anche avete un'idea eccellente in Italia, visto che non c'è il budget di marketing, è estremamente improbabile che riuscirete a farlo sfondare. Per farlo sfondare bisogna andare a catturare gli utenti, e per catturare gli utenti devi spendere tanto in pubblicità, perché non basta andare sullo store, e spendere tanto in pubblicità devi avere l'occasione di soldi. Vabbè. Questo è uno degli effetti, la velocità. Questa è la ragione anche per cui le robe sono spesso in beta, no? Quando va bene che quasi basta, buttalo fuori e cerca di conquistare il mondo. Uno degli effetti della distribuzione dell'elettronica per la periferia è il principio end-to-end, che avete già visto. Dimmi. No, non fai la situazione. Stavamo discutendo sull'uso di WhatsApp rispetto ad esempio ad iMessager o alle altre nuove applicazioni. È il Word contro WordPerfect. È andata. Ci potrebbe essere qualche intervento normativo che rompe questo giochino, ad esempio introdurre un obbligo di interoperabilità, perché vedete le telecomunicazioni hanno tutta una serie di obblighi, cioè chiunque può farsi il sistema di SMS. Io avevo scritto una roba una volta, dicevo che a me piace l'internet di una volta, quella degli standard,
Cioè, una volta, se uno voleva fare il sistema di posta elettronica, si metteva d'accordo con tutti gli interessati e definiva come veniva fatto il server, come veniva fatto il client, qual era, qual era il protocollo, e chiunque poteva fare un server o un client. Oggi chi vuole fare un servizio di messaggistica fa un'applicazione figa, ci butta dentro milioni e milioni di dollari in marketing e fa in modo che la roba sia solo sui suoi server e non interoperare con gli altri. Nelle telecomunicazioni, di nuovo, questo è regolamentato. Ci sono delle leggi che obbligano all'interoperabilità. Nelle applicazioni su internet non ci sono leggi che obbligano all'interoperabilità. Quindi si stanno creando delle asimmetrie fortissime e quindi delle attenzioni forti tra operatori di telecomunicazioni e operatori cosiddetti over the top. Visto che produrre elettronica costa pochissimo, l'intelligenza va agli esterni, agli estremi, l'intelligenza centrale conta veramente poco, e questo dà tutta una serie di problemi a livello di controllo, di enforcement, eccetera. Cioè, o la rete c'è, o non c'è. Perché dire che c'è un poco, alla fine se passa qualche cosa, da lì passerà tutto. Magari in un determinato momento qualcosa si può chiudere, magari in un determinato momento qualcosa si può filtrare, però nel lungo periodo la rete, se esiste, sarà aperta. Avete presente tutti la vicenda dell'NSA, no? E sappiamo tutti che ci sono dei filtri sulle reti, cosiddetto Deep Packet Inspection, giusto? Tutta questa roba, nel momento in cui questo uso diventasse un abuso particolarmente sentito, si svilupparono le tecnologie per rendere semplice aggirarli. Sapete cos'è la crittografia, la cifratura omomorfica? La cifratura omomorfica è la cifratura, sono sistemi di cifratura per cui tu puoi fare delle operazioni all'interno della roba cifrata, ma senza decifrarla. Detto in altri termini, se io oggi mi scambio delle mail cifrate con PGP con Simone, conoscete PGP, Pretty Good Privacy, sistema di cifratura, la mail cifrata mia finisce sul suo hard disk e sul suo server ed è cifrata. Se lui va sul server e cerca un domani di ritrovare questa mail, il server non gliela può trovare, perché se è cifrata il server non ha accesso. Viceversa, se avesse accesso vorrebbe dire che qualcuno può averla in chiaro, quindi Google, NSA o chi per esso, ok? Quindi, ecco, il terzo non dato non vale in questo caso. Cioè, l'alternativa sarà la cifratura omomorfica, che consente di avere tutto cifrato sul server, ma comunque poterci fare delle ricerche per chi ha la chiave. Quindi lui potremmo usare, mandare la mail, scambiarci la mail e andare a cercare all'interno della mail cifrata se siamo noi ad avere la password per accedere. Se non hai la password non puoi cercare. Questa roba qui cambierà radicalmente l'uso della mail e partirà l'uso della mail cifrata. Non è un caso che tutta questa ricerca abbia pochissimi fondi. La cifratura omomorfica. Però, voglio dire, nel lungo periodo le cose trovano delle soluzioni. Un altro effetto di queste cose, trasferire non costa, trasferire non richiede tempo, è che il mondo diventa un puntino. Chi di voi, allora, voi qui siete al primo anno, chi di voi pensa di andare a lavorare all'estero dopo l'università? Sulle mani. Ecco, bene, più o meno l'85-90%. Che tristezza, ragazzi. Con tutto quello che investe su di voi lo Stato italiano, però fate bene, avete ragione. Io e i nostri colleghi stiamo impegnando a cercare di determinare le condizioni perché questo non sia opportuno, anzi perché venga gente in Italia. Una volta non esisteva la possibilità, cioè oggi, una volta era un caso se tu nascevi in Italia ed era un caso se nascevi a Milano o a Torino ed era un caso che eri inclinato una certa famiglia a fare delle cose. Adesso è per scelta che tu decidi dove andare ad abitare, che decidi che cosa studiare, e diventa una scelta, perché uno degli effetti, non so se è un effetto o se è una concausa, però il fatto di poter trasferire tutto a velocità della luce da una parte all'altra del pianeta a costo zero vuol dire che il mondo è piccolissimo, vuol dire che parli con Skype, vuol dire che le compagnie aeree ti fanno i voli point to point e viaggi con poco, vuol dire che
comunque vai là perché tanto alla tua comunità sei attaccato, vuol dire che la comunità non è più geografica ma è di interessi. Ok? Perché voi parlate con della gente, se vi interessate di Ubuntu, parlate con quello che si occupa di Ubuntu che sta a Singapore e non invece con quello che si occupa di Ubuntu o con Cavieri che magari non c'è, no? Il mondo diventa piccolo, diventa un punto. Su questo vi racconto un aneddoto. Io ho detto che io sono cresciuto in Sud America, perché? Perché mio padre nel 75 fu mandato a fare prestito della scuola italiana a Bogotà, Ministero degli Esteri. Arriva nel 75 in Colombia, i biglietti aerei si compravano sui libri della IATA. La IATA pubblicava i tariffari una volta all'anno, dove c'erano i prezzi di tutte le tariffe, di tutte le tratte, di tutte le compagnie. Ok? Questo era il livello di elasticità. Una volta all'anno c'erano i prezzi. La gente di viaggio era quello che sapeva che per andare in Italia la cosa migliore era partire da Bogotà, andare a Caracas, da Caracas prendere il volo per Tenerife, da Tenerife andare a Madrid e da Madrid a Milano, perché se sommavi tutti i pezzettini spendevi meno. Cioè il bravo agente di viaggio è quello che aveva la conoscenza delle tariffe sulle varie direttrici, quindi riusciva ad ambientare insieme i pacchetti giusti per spendere meno. Perché il mondo non era più connesso, perché l'informazione non era connessa. Cioè, perché il supporto era fisico, che non era connesso, non era informazione digitale. Ok, arrivati là, non c'era la Perugina, Ferrero Rocher, la Coca-Cola, sembra incredibile, ma non c'era. C'era la manzana Costo Buono, adesso ricordi di quando ero piccolo. Adesso, mio fratello, che nel frattempo è rimasto là e si è naturalizzato colombiano, sa più di me delle cose che succedono in Italia. E naturalmente c'è la Perugina, Barilla, De Cecco, cioè tutto quello che volete. Cioè uno va mano nella mano con la globalizzazione. Cioè il fatto di essere a Londra piuttosto che a Reggio Calabria non cambia niente. L'immigrazione, la gente che dal sud veniva al nord, probabilmente qualche vostro antenato è venuto dal sud al nord, adesso è più facile andare in Sud America, il mondo è piccolo. Mia nipote ha studiato a Milano, questo lo racconto sempre, e poi dopo che ha finito di studiare è andata a Miami. Posso fare una domanda? Vai. Però, siccome anch'io ho vissuto in Sud America, ho visto che ancora adesso purtroppo è così. Perché per esempio vedo in Brasile per andare dal sud al nord comunque conveniva a fare sei tratte che non fare una tratta diretta. Sì. Devo chiedere, oltre al fatto che sono ancora paesi in via di sviluppo, quindi la globalizzazione non è ancora così forte come da noi, secondo lei ci sono anche degli altri motivi o il motivo è quello unico? Ma guarda, io sono andato adesso, ho preso un pass goal, cioè, però le tariffe le fai in tempo reale sul coso, perché la differenza è questa. Prima i biglietti venivano stampati a Roma, eccetera. Quindi la differenza è questa, no? C'è una grande mobilità all'interno del Brasile, comunque, no? Tu dove stavi? Porto Belo Horizonte. Fiat, bel posto. Mi sono perso, cos'è che stavo dicendo? No, mia nipote si è laureata in Italia, è andata a lavorare a Parigi. Mio fratello, dall'Italia, quando viene in Italia, sta a Verona, io abito a Milano, e una volta io ho deciso di portare la mia figlia a conoscere il mio preside prima che muoia, e allora ho deciso di andare per un capodanno a Bogotà. E l'ho detto, ho parlato con mio fratello, ho detto, ma tu vai a Bogotà per capodanno? Sì, allora vengo anch'io. Mio fratello lo dice a sua figlia, che stava a Parigi, mia figlia e sua nipote risponde, mia nipote, sua figlia. lei risponde, come? Andate tutti a Bogotà e mi lasciate qui da sola. Cioè, il qui da sola, per lei qui, mia suocera, per spostarsi in un paese da 15 km di distanza è un dramma. Ed è giusto che sia così. Cioè noi siamo là dove c'è un'opportunità. Qualche giorno fa a Roma una ragazza venuta da me, una persona esperta nella traduzione dal tedesco austriaco in italiano e viceversa. E si lamentava con me, come se io potessi farci qualcosa, del fatto che lo stipendio aveva diminuito da 1090 a 1060 euro e che il Tribunale di Roma pagava le traduzioni 4 euro. Io gli ho detto, beata te che parli un eccellente tedesco-austriaco e che puoi andare a lavorare in Austria per tutte le aziende austriache che lavorano in Italia dove non c'è disoccupazione, cioè anzi non riescono a trovare persone che fanno questa roba. Però bisogna averla questa mentalità. Cioè gli americani si spostano in casino, gli italiani non ci abbiamo la mano, si mangia bene. Però il mondo è un punto. Il mondo è un punto. Simone Brunozzi, un
nasce a Perugia, viene qui a Torino una roba organizzata da Nexa, è suonato di Ubuntu, cerca un posto di lavoro, non lo trova, va a lavorare per Amazon a Seattle, lo mandano prima a Singapore, poi in Australia, poi lui si stufa, se torna a Seattle, poi va a San Francisco, cioè siamo cittadini del mondo, perché? Perché ci sono le reti, perché c'è la digitalizzazione. Vabbè, effetti di questa cosa, i postini sono spariti, i fotografi sono spariti, senza particolari problemi da parte della lobby dei fotografi, non gira la pagina. Ci mette un po'. E allora ne avrò girato 17. E quando dicevo che è lento, intendevo questo. Beh, però fino adesso no. E le foto grandi? Non mi ricordo come viene dopo, se non potevo raccontarlo. Io non sono tanto sicuro. Che cosa? Perché vedi che qua. Poi. Così bene. Nelle vostre cassette della posta ci avete dentro pubblicità e fatture. Sì. Le fatture è un fatto regolamentare. E sono un fatto di mettersi d'accordo che non si deve. E adesso cominciamo fortunatamente. Da oggi. Da oggi per la pubblica amministrazione, che si spera sarà un volano. Le cartoline. Cioè, ma qualcuno di voi ha stampato una pellicola di recente, una foto? No. Le cartoline, le agenzie di viaggi. Qualcuno di voi usa Booking? Qualcuno di voi usa Expedia? Il mio collega, è quasi un collega, nel senso che era al Senato, l'ex presidente Silvio Berlusconi, voglio dire che noi abbiamo le bellezze storiche, no, il Colosseo, che non ce lo toglie nessuno. E che è un'attrattiva turistica della Madonna. È vero, però non la vendiamo noi. Perché avere il prodotto migliore del mondo, ma se non sei capace di venderlo, cioè la vendita conta spesso molto di più del prodotto. Voi sapete il Betamax e il VHS. Ricordate di due cassette dove si filava con il nastro. Betamax e VHS, Betamax era superiore, VHS sono stati più bravi a venderlo e hanno conquistato il mondo standard. Booking si tiene dal 15 al 25, in alcuni casi il 30% del prezzo di vendita della camera, IVA inclusa, quindi 100 quello che paga il cliente. Okay. Di 100, 80 è quello che va all'albergatore, di questi 80 deve pagare l'IVA su 100, quindi toglie 22, quindi fa 58, quindi all'albergatore arriva, questo è lo stesso caso di prima di Apple, poi hai delle piattaforme che controllano la vendita all'utente e che sono degli intermediari, che applicano, anche qui ci sono delle clausole, sempre la stessa famosa mefitica clausola della nostra regulation, per cui che va contestata a livello antitrust. Quindi tu puoi andare a portare Booking in tribunale, vai. Però l'agenzia viaggi, prima volta che hanno detto lei, ci cioè, sorprendeva a partecipare. Certo. Però quindi ha molto più visibilità, secondo me, per il breakfast con magari alcune applicazioni, almeno video che si prendono una percentuale, però comunque secondo me inferiore rispetto a quanto poteva ricevere l'agenzia, secondo me. No. Non direi. Inferiori non direi. Perché no, non c'è un'agenzia. L'agenzia faceva mediamente il 15%, ma non è tanto quello. Il fatto è che io potevo scegliere. C'era un mercato, qui non c'è un mercato. Cioè se loro ti delistano, tu sei fottuto. Sì. Qui non c'è un mercato. Cioè il mercato è una cosa che dà garanzie a tutte le parti. Se qui loro controllano. Certo, ti danno visibilità alla Madonna. Facilita. Non dovrebbe essere l'unico strumento. Io dovrei essere libero di fare promozioni diverse. Io voglio fare la promozione per i dipendenti delle poste e devo replicarla anche su Booking. Limita di molto la possibilità dell'utente.
Comunque il concetto è che anche cose che sono fisicamente locali sono vendute e il grosso del valore sta nella parte di vendita. E tutto questo viene centralizzato, cioè quell'effetto che vi avevo detto, ma che a meno di interventi regolamentari era la storia delle palline, no, l'albergo, la distribuzione locale, era la storia del pallone. E questo è per effetto della digitalizzazione. Posso dire una cosa? Cioè, pensavo a questo fatto che diceva che loro si proteggono questa causa. Secondo me per il fatto che, per esempio, un'agenzia di volo, no? Io loro mi dicono un volo costa per esempio là, costa 100 euro. E per esempio se volo si vola gratis su qualsiasi. Però in realtà il volo sul loro sito, quel volo mi costa 80 perché loro non devono pagare, ok. Allora che faccio? All'inizio lo svola gratis, per esempio. Gli utenti fanno questo, vedo che 100 euro, so benissimo che in realtà lo pagano di più perché ovviamente me lo cerco lo stesso sul sito perché vedo che il sito per esempio prende preso da questo sito, vado su là e praticamente non ci guadagno più niente. No! E questa è la parte sbagliata, fino a qui è giusto questo è sbagliato. Pubblicità. Ci guadagnano? Pubblicità. Che era quello che facevano i giornali, cioè non è mica una guardia da disdegnare, eh? Cioè, è un'attività di carattere editoriale. Diventa consultivo praticamente. È un'attività di carattere editoriale. È un servizio. Il servizio, io definito editore, colui che compete sull'attenzione del cliente. L'ho fatto anche dire nel piano strategico del sole 24 ore. Colui che compete per l'attenzione è una cosa di carattere editoriale. È una cosa, assolutamente, è la pubblicità. Sostengo i ricavi della pubblicità. In che modo posso misurare la pubblicità? O ti faccio pagare un tot a inserzione, o ti faccio pagare un tot ad ogni lead che ti mando, ad ogni possibile vendita che ti mando, o ti faccio pagare un po' ad ogni vendita che tu fai. Ci sono diverse forme di intimità nella relazione di vendita di pubblicità, ma è esattamente la vendita di pubblicità. Cioè da abilitatore a intermediario è quello che loro hanno fatto. E l'hanno fatto grazie al fatto che non si capiva come funzionava il mercato. E abbiamo concesso a degli abilitatori di diventare intermediari. Che è una roba completamente diversa. Prima di queste cose, Microsoft, per dirti, non ha mai usato il modello intermediario, ha sempre usato il modello abilitatore e ha costruito un ecosistema della Madonna che distribuisce valore dovunque. Ha tanto vituperata Microsoft, ha distributori, sviluppatori, produttori certificati, assistenza, eccetera, in tutto il mondo. Non ha bisogno di diventare, ed è un mestiere molto nobile, non ha bisogno di diventare intermediario per fare 40 miliardi di dollari che tengono fermi in un conto corrente su un solo paradiso fiscale. Vabbè, nel libro vi ho già detto, no? Non c'è il diritto di regalare, non c'è il diritto di prestare, perché non esiste più il libro, esiste una licenza d'uso per un contenuto su diversi device. Del giornale vi ho già spiegato, questa immagine la trovo bellissima, che passiamo da una forma così a un acquario dove siamo immersi, la pubblicità, abbiamo parlato abbastanza, l'effetto che passa il prezzo lo fa l'offerta al prezzo lo fa il cliente, questo per inciso è l'iniziativa dalla quale sono coinvolto. Questo qui è stato in Turchia, no? Cioè, non volevo mettere un esempio di un altro, pensate a tutti i tentativi che hanno fatto in Turchia per bloccare l'uscita delle informazioni. O la rete c'è o la rete non c'è, in qualche modo lo bloccheranno. Certo, c'è un mistero, ci sono dei tempi, nel frattempo può succedere le peggio cose, ma io sono ottimista. A un lungo periodo la rete o c'è o non c'è, ormai la rete c'è. Vabbè, business travel. Qui ci sono delle complicazioni perché dipende dal tipo di attività. Se abbiamo bisogno di guardarci in faccia, è un discorso. Se l'attività è altamente più, allora si tende a concentrare e a concentrare su scala globale. Se invece non abbiamo bisogno di guardarci in faccia, le cose sono più standardizzate, allora si tende alla distribuzione. Cioè sono due movimenti che dipendono dal tipo di attività. Sempre dovuto al fatto che trasferire informazioni non costa, non chiede tempo, eccetera. Sulle compagnie aeree vi ho già detto. Ok. Io faccio sempre una critica ai miei colleghi
ed è la loro scarsa sensibilità per i temi digitali. Scarsa sensibilità che capisco, che ho capito. Cioè io mi incavolo, ma non posso attribuire una colpa. Sempre i miei colleghi che dicono bisogna rilanciare l'economia, diamo 10% di metri quadri edificabili in più. Loro ti spiegano che non è solo il muratore. Cioè il muratore, il falegname, il bianchino, l'architetto, l'elettricista. E questi sono lavori veri, c'è tutta una filiera. E gli dici, ma incentiva lo sviluppo di reti in fibra? Cavolo, importantissimo, ci sono quelli che scavano, quelli che mettono giù la fibra, gli installatori. Incentiva le attività digitali. Cavolo, importantissimo, lo dice anche la Commissione Europea. Perché? Quali sono gli equivalenti dei bianchini elettricisti? E poi sono, nella migliore delle ipotesi, c'è sì, c'è il webmaster, viene considerato con dileggio, no? Meno di rilevante dello spazzacamino. E non conoscono le filiere che si sono attaccate e non capiscono il valore che c'è e non capiscono che il database administrator, che il social media manager, che l'esperto di user interface design, non capiscono che sono lavori altrettanto rilevanti, anche forse di più. E se non hai uno che veramente è bravissimo nell'UX, nella user experience, puoi fare il miglior servizio del mondo ma non riesci a venderlo perché quella è una parte fondamentale. Non capiscono il valore di queste cose, perché queste cose non si vedono purtroppo. Queste cose non si vedono. E allora o ne hai esperienza diretta o non riesci a capirle. E purtroppo i miei colleghi non ne hanno. Adesso un po' le cose sono cambiate. Dicevo, il Comitato di Innovazione, 60 persone, il Parlamento più giovane della Repubblica, le cose stanno cambiando, ma gli elementi del potere, i centri del potere, cioè quella decina di persone che poi governa i gruppi nel Parlamento, decina o ventina di persone, e non hanno questo feeling, non hanno non capiscono il mondo vero, cioè è un'altra roba, non è internet, e non capiscono che internet è una dimensione dell'esistenza ed è la principale interfaccia utente del mondo fisico, più del mondo fisico stesso. Questo loro non riescono a capirlo. Basta. Sono le 7. Allora, venerdì sono le 7, però approfittatene della sua presenza, ci sono un po' di dubbi, delle osservazioni, domande. Visto che comunque abbiamo un'agenda digitale aperta da 2 anni, perché ci sono stati vari sondaggi e che c'è circa 1,5% di PIL, come abbiamo visto, perché poi è una filiera parecchio alta, quali sono le attività concrete che possono permettere all'Italia di avere una voce in capitolo anche in questo aspetto che spesso viene trascurato? Allora, temo che qui hai due dei responsabili del fatto che si parli tanto di agenda digitale. Tu avevi firmato, no Anna, tu non avevi firmato l'appello del 2011, allora tra. Nel 2011 o 2012? 2011. Poi abbiamo nel 2011, a fine 2010, un gruppo di noi. Un manifolo, esatto, sotto casa del compianto Marco Zamperini. Abbiamo detto, vabbè, come si fa a spingere sullo sviluppo digitale in Italia? E ha detto, agganciamoci al tema europeo dell'agenda digitale che viene ignorato, facciamo una campagna su questa roba. E abbiamo avuto un grande successo, perché alla fine si parla di agenda digitale come insieme di regole burocratiche a cui rispondere. Ma perché era l'idea di promuovere sviluppo digitale era troppo complicato. Agenda digitale era una roba che era totalmente assente, se andate a cercare negli archivi dei giornali, prima del 31 gennaio
2011 e da quel momento in poi invece esplosa. Il problema è che, l'errore di valutazione se vogliamo, è che i politici l'hanno, i colleghi l'hanno interpretato come obblighi nei confronti dell'Unione Europea rispetto a una checklist. Quando tu dici l'1,5% del PIL, i miei colleghi di nuovo dice, ti dicono l'1,5%, perché? Cioè che cos'è che impatta? E non lo sanno. Non lo sanno perché poi adesso qualcuno comincia, no? Perché Federalberghi va e si incazza per Booking e per Expedia, e perché gli editori si incazzano per Google e per Apple. E i librai si incazzano per anni, adesso questa roba comincia a venire e comincia a venire fuori un po' di consapevolezza. Nel 2012 io sono andato al Sole 24 ore e blasonati personaggi molto rilevanti ed influenti mi dicevano ma Quintarelli qua cosa aspettiamo? Io sto facendo una piattaforma per il futuro, no, ma qui bisogna fare una roba più veloce, noi dobbiamo fare la cosa, eh? Dico, ma lei lo sa vero che per ogni copia che vendiamo lì, se non risolviamo questo problema, perdiamo il 40% di valore. Perché? Perché il 30% se lo tiene Apple e il 15% va lì a Lussemburgo. Ma mi procuro il numero di telefono, chiamo io, se lo faccio vedere che si negozia. No, questa persona non ci sono più in giro, fortunatamente, quindi qualcosa sta cambiando, anzi sta cambiando tanto. Perché c'è molta leggerezza, perché è più di una declaratoria o più di dell'adesione a una checklist. A me spaventa francamente l'enfasi che viene data ad oggi all'agenda digitale europea. L'agenda digitale europea è rivolta prevalentemente alla pubblica amministrazione per rendere efficiente la pubblica amministrazione, non per lanciare lo sviluppo digitale del paese. Per fare lo sviluppo digitale del paese occorre molto di più che non l'agenda digitale, ahimè. Ciò detto, non voglio illudere la domanda. Sono stati fatti un sacco di leggi che prevedono dei decreti attuativi per rispondere all'agenda digitale europea come richiesta dalla Commissione. Ne mancano 38 su una sessantina. Francamente molti continueranno a mancare di questi decreti attuativi. Era una cosa che voleva molto fortemente il commissario Kroes ed è stata abbastanza criticata. Io mi aspetto che il prossimo commissario faccia una revisione di quello che è e che abbia meno obblighi burocratici ma più ampiezza di raggio. Poi se ti devo dire che a me dispiace che ad oggi, a un anno e tre mesi dall'inizio della legislatura, perché il governo Monti aveva preso pezzi di informatica che c'erano in giro per la pubblica amministrazione e li aveva accentrati. E questa era una cosa che poteva essere sensata, se gli davi una governance efficace. Poi c'era il tema del momento della crisi, che si chiamava default, e la governance non fu data. Poi governo Letta e adesso governo Renzi. Dal governo Monti in poi non è stato fatto più niente. E a me dispiace che dopo 14 mesi di questa legislatura non sia stato fatto più niente. Io spero che si dia una mossa. Leggo che qualche mossa se la stanno dando. Spero che a breve, qualcuno dice ottobre, io spero prima, francamente, che qualcosa di nuovo venga fuori. E ripeto, spero anche che la chiave non sia l'adesione burocratica per aderire alle prescrizioni dell'Europa, che tra l'altro sono convinto che ritengo molto probabile che cambieranno, quanto dare impulso allo sviluppo digitale. Noi abbiamo anche un problema qua che è legato al passaggio generazionale nelle imprese e alla dimensione, cioè tu per poter avere un manager in azienda devi avere una dimensione dell'azienda abbastanza grande per poter fare un passaggio di generazione, altrimenti continui a stare lì. Se non fai passaggio generazionale è molto difficile far capire al mio collega che ti dice, cioè adesso comincia, che
che il corsair ce l'hai tu e non ce l'ha nessun altro e quindi continuerai a venderlo, quando in realtà lo vendi un terzo. È un processo lento, noi abbiamo una caduta, noi abbiamo fino a 40, le statistiche ci dicono fino a 45 anni d'età, noi abbiamo un uso della tecnologia che è superiore alla media europea. Sotto 40, oltre 45 anni d'età abbiamo un uso della tecnologia che è molto inferiore alla media europea. Io pensavo che andando a pescare ai 45 anni potesse essere legato all'apprendimento dell'inglese nelle scuole elementari o medie, perché effettivamente, cioè, l'inglese è la lingua franca della tecnologia. Però sono andato a cercare i provvedimenti e non è così. Ho trovato un vecchio capo dipartimento che c'era all'epoca al Ministero e non è così. Non so dirti qual è il fattore che faccia sì che oltre i 45 anni da noi ci sia questo crollo nella consapevolezza di usare tecnologie. Questa è la sfida. Allora, io non so se hai conoscenza del fatto che tipo Amazon e Apple hanno dei sistemi di affiliazione e quindi i blogger o gestori di siti web possono guadagnare attraverso Amazon e Apple. Questo è come, ad esempio, che ne so, un blogger che ha una risposta. In pratica magari un blogger può scrivere un articolo dove recensisce ad esempio un paio di cuffie, mette il link a Amazon e guadagna da un 5% tipo fino a un 15-20% senza fare nulla, nel senso che non deve spedirlo, non deve avere nulla, e un 15% è tanto magari, cioè senza fare. Tu l'hai fatto? Sì. E quanto guadagni al mese? Io, allora, questa sera è stata lunga perché in pratica io grazie al sito web su questa cosa qui e ho avuto un picco tipo di 2000 euro in un mese. No, perché veramente. E poi mi hanno chiuso l'account, non si sa bene per quale motivo. No, ma ha ragione. Ma adesso l'ho rifatto e ne ho guadagnati 80 al mese, non più 2000. No, veramente, cioè, senza dire cifre inventate, sono veramente. Però sì. L'account comunque chiamato. Ma tu pensa che bello se loro non fossero gli unici. È così. Il problema non è. Il problema non è avere intermediari. Avere intermediari è una cosa sana e positiva, sono non intermediari. Il problema è avere alternative negli intermediari. Questo è il problema. Tu pensa agli operatori telefonici. Gli operatori telefonici hanno l'obbligo di interoperabilità, c'è la number portability. Cioè tu ti puoi spostare da un operatore all'altro nel giro di poche ore, ormai, pochi giorni. E lì non è così. Una volta che sei lì sei blindato. Cioè è questo, la mancanza di possibilità di alternativa che è la fregatura. Infatti io ho anche chiamato l'assistenza e tutto, ma loro rispondono solo sugli acquisti e non sull'affiliazione. E poi non rispondono più le mail. Infatti. E loro non hanno nessun tipo di obbligo. Invece per gli operatori c'è la carta dei servizi, ci sono le sanzioni, c'è l'autorità, cioè c'è tutto un insieme, nel mondo precedente c'è tutto un insieme di garanzie per consumatori, mercanti, eccetera. E un mondo di una cosa del genere non potrei mai attaccarmi da un avvocato. Che ti danno loro poi. Sì, vabbè, comunque in ogni caso, cioè, anche a trovare avvocati che se ne vendono del genere. No, ma quello ci sono, però. Però è un problema, cioè io penso che se ci dovrebbe essere delle norme, io penso in genere che non servono delle nuove norme. Il problema qui è tra regolamenti, tutti questi comportamenti, cioè se tu vai con il tuo caso in antitrust, ad Amazon mi fanno un culo così. Perché non sono io studente. Non c'entra. Il problema è che per avere giustizia ci metti 10 anni. Perché questo è il tempo che ci metti per avere una causa con tutti i livelli di ricorso. Ma riesci a vincerla, ma ci metti degli anni. E ci rimette. E intanto paghi, naturalmente ti costa. Cioè. Allora, infatti, questo è il punto. Allora, tutto il dibattito sulla net neutrality, e vi ripeto, qui sta parlando di neutralità dei servizi, delle piattaforme, che non è proprio l'estensione al piano di sopra di questa roba, è una questione tra regolamentazione ex ante o regolamentazione ex post. Prevedere che ci siano dei meccanismi precedenti che evitino la possibilità che questo si verifichi, oppure avere dei controlli, avere dei giudizi ex post sugli abusi, che però richiedono 10 anni. C'è una causa adesso contro Google a Bruxelles, che è stata depositata nel 2010, per fatti del 2008, e che se non viene sarà giudicata nel 2015.
Leggi qua questa voce. Camera, Capezzone Vargiu, basta carta in commissione. Nelle nostre aree circola troppa carta, cioè Capezzone Vargiu, cioè è un miracolo, stare insieme. Nelle nostre aree circola troppa carta con strati interni di stampa e trasporti interni molto differenti. Anche il Parlamento deve fare la sua parte, se in realtà l'ho scritto io. Okay. Su questa lieta notizia, interromperei qua perché è tardissimo, e potete continuare chiaramente a interagire con Stefano Quintarelli su molteplici canali. StefanoQuintarelli.it. E questo è il suo indirizzo email, c'è il suo blog, come ho già detto, eccetera, eccetera. Quindi continuate, e c'è anche, poi è scritta la nostra mailing list, per cui eventualmente potete anche usare la mailing list del corso, perché comunque lui legge. Sì, però sono iscritto come StefanoQuintarelli.com e confesso che non lo guardo. Ok, cioè, se vuoi cambiare, perfetto, grazie ancora. Grazie.